non esiste sostenibilità senza decisione, decisione di chi produce, di chi mette in circolo, ma soprattutto di chi consuma. Quindi c'è proprio anche questa inversione di rotta nel consumatore, che da consumatore passivo deve diventare sempre più un consumatore attivo, o meglio un consumautore, quindi un consumatore che co-crea nuovi valori e soprattutto trasferisce nuovi valori all'esperienza del consumo. Dall'osservatorio che Live che fa da 10 anni sullo stile di vita sostenibile degli italiani, abbiamo sempre visto una crescita importante della consapevolezza su questi temi. Siamo passati dal 41% del 2015, la prima edizione, al 77% dell'ultima edizione che abbiamo fatto, presentato a ottobre 2024. E diciamo che la sostenibilità oggi è per tutti, è di tutti ed è diventata una cosa molto importante e non si può più farne a meno. La sostenibilità, proprio perché dico che è per tutti ed è di tutti, deve essere comunque insieme si può fare qualcosa, quindi sono importanti le persone, le imprese, le istituzioni, la politica. Tutti insieme si può fare il cambiamento.